Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della storia dei Brawler. E oggi, come avrete letto dal titolo, siamo nella storia di Tara. E come vi ho annunciato nel video precedente, ovvero nella storia di Eugenio, oggi ci sarà un doppio appuntamento, quindi ritornati alle ore 15 sul canale perché ci sarà la battaglia finale contro la fiamma. Mi raccomando, cliccate sulla campanellina per ricevere la notifica prima di tutti quanti. Lasciate un bel pollicione in su e io ringrazio tantissimo Nick17 come sempre per aver scritto questa storia. Trovate il link al suo canale qui sotto in descrizione. E raga, si chiude un capitolo delle storie dei Brawler, quindi diciamo che finisce la stagione 1 e poi si riprende la stagione 2, non so, tra una settimana, due settimane, oppure direttamente subito, già mercoledì prossimo avrete una nuova storia. E per questo video ragazzoli dobbiamo superare i 10.000 mi piace, per favore spolliciate a più non posso. E io adesso non vi rubo altro tempo ragazzoli e godetevi il video. Buona visione. Nell'episodio precedente. Tra poco dell'universo non resterà più niente. Ecco. E la fiamma emise un bagliore di luce e tutti i brawler, tranne Spike, Bibi, Eugenio e qualche altro, gridò di dolore. Era chiaro, la fiamma adesso comandava psicologicamente tutte le persone con cui aveva avuto un patto, ma improvvisamente dinanzi a lui si aprì un portale e da lì uscì una strana creatura. Era Tara. E fu così che i brawler caddero lentamente in questa nuova e mai vista dimensione. E mentre tutti loro cadevano sentivano un vuoto particolare, un vuoto che non stava dipendendo dalla caduta, ma dai sentimenti di tristezza e smarrimento che in quel momento stavano provando. Bibi infatti pensò: la mia unica famiglia era Piper, adesso non ho più neanche lei, cosa ne sarà di me? Ma mentre tutti i brawler contemplavano le loro disperazioni, ci fu il momento della caduta. Ed Eugenio disse: ah, stiamo cadendo, ci schianteremo? E Tara rispose: no, non preoccupatevi, statemi a sentire. Bibi, fai una gomma da masticare al mio via, mentre tu, Spike, butta adesso il tuo fertilizzante. Spike obbedì e Bibi preparò la bolla. Non appena Spike buttò il suo fertilizzante a terra, Tara diede il via al Bibi. I brawler caddero come fiorellini di primavera e non si fecero nemmeno un graffio. Il fertilizzante di Spike aveva ammortizzato il terreno, mentre la gomma di Bibi li aveva dolcemente respinti. Wow, disse Bibi, ma Colt riprese il discorso dicendo: aspettate, aspettate ed aspettate. Va bene, molto bello questo giochetto di squadra, ma ora voglio sapere cosa sta succedendo una volta e per tutte. E Bibi aggiunse: infatti, vorrei saperlo anche io, perché dovrei essere la prescelta? Ed Eugenio disse: ah, stavolta mi ritiro, non voglio sapere più nulla. Ma Tara si girò di spalle e mise le mani dietro la schiena e con un tono inquietante disse: non c'è bisogno che mi diciate le vostre preoccupazioni, timori, storie. Io so tutto di voi, ma niente saprete di me. Vi sto solo aiutando. Voi meritate di scoprire la verità. Forza, seguitemi. E fu così che tutti i brawler inquietati seguirono la misteriosa creatura in questa strana dimensione. La dimensione di Tara era tutta nera, buia e malinconica. Era la rappresentazione perfetta dei sentimenti di Tara in quel momento. I brawler arrivarono dopo una mezz'oretta di cammini dinanzi ad un campanile abbandonato. Colt allora disse: ok, pensavo di averle viste tutte, ma un campanile totalmente a caso, in una dimensione totalmente a caso, no, non me lo sarei mai aspettato. E Tara disse: silenzio, entrate, fate piano. I brawler sopravvissuti entrarono nel campanile abbandonato. Era blu, antico, e all'interno c'erano panche ovunque e i muri erano sporchissimi e imbrattati di scritte. Ad un certo punto arrivarono nella sala centrale e Tara pianse. Eugenio e gli altri brawler rimasero a bocca aperta per cosa stavano vedendo davanti a loro. Dinanzi ai nostri brawler giaceva in una bolla nera la versione oscura di Tara. Eugenio allora disse: scusa, ma cosa vuol dire tutto questo? E Tara rispose: io non mi chiamo Tara, io sono la famosa fisica e biologa Sandra Ramirez. Ed Eugenio rispose: ma cosa? Io sono un suo grandissimo fan, vorrei un autografo, è da lei che ho preso ispirazione per tutto, io sono davvero... Ma Tara bloccò l'entusiasmo di Eugenio dicendo:
Era una scienziata eccezionale. All'interno del mio laboratorio scoprì tante cose, come la quarta forma della materia, quindi la materia di cui è formata persino questo mio universo. Scoprì che l'universo non era altro che un ologramma e che lo si poteva gestire liberamente. Ma in sogno mi venne una miccia. Tutti i brawler rimasero sconvolti e Spike disse... E Tara rispose, capisco, hai totalmente ragione, ma accadde una cosa. Io non credetti alla miccia. Si sa, la miccia è quella cosa che ne fa iniziare un'altra. Sapevo fosse solo una maledizione diabolica. Noi esseri umani non dovremmo sapere certe cose. Per cui, caro Eugenio, ti porto in una stanza. Eugenio rimase stranito, non capiva Tara dove sarebbe voluto arrivare. Una volta giunti nella stanza, Tara prese un enorme libro, lo aprì e sopra c'era un incredibile cerchio. Mi sembra un cerchio familiare, intervenne Colt. E Tara rispose, ho fatto delle ricerche all'interno di questa dimensione, in questa mia dimensione. Una volta scoperte tutte le forme della materia, ho deciso di costruirmi un universo personale, un universo in cui ho intrappolato la mia versione oscura. Ed Eugenio rispose, e perché lo hai fatto? E Tara disse, la miccia mi venne in sonno ogni notte per mezzo anno, stavo impazzendo, ed una volta in preda al panico accettai, ma sapevo che quella era solo la mia incommensurabile voglia di sapere, di scoprire e di conoscere. Ormai il mio cuore era diventato nero, e quando me ne accorsi per fortuna era ancora presto, mi rifugiai nel mio universo e sputai fuori. Credevo che per la miccia fosse stata la fine, ma mi sbagliavo. La intrappolai e mi misi questo mantello addosso, avendo la faccia mezza rotta. Eugenio sconvolto rispose... Aspetta, ma quindi... E Tara... Esatto, Eugenio. O dovrei chiamarti Fiamma. E Tara disse aprendo il libro... Tu sei la miccia, tu sei l'inizio di tutto, tu sei la fiamma. Subdolamente hai riunito tutti per ucciderli, non per salvarli. Ed Eugenio rispose... Vorrei dire parolacce, ma non posso. Sono sconvolto, ma io non sono la fiamma, non me la sento dentro di me, io la voglio spenta. E Tara rispose, io so perché tu non sei a conoscenza. La vedi quella luna che hai sulla testa? Quello blocca tutti i tuoi ricordi e ti fa rimanere quello stupido genio. La fiamma sotto questo punto di vista è stata gentile, anche se siete la stessa cosa. I brawler iniziarono a guardare Mare sospettosamente Eugenio, ma quest'ultimo rispose... Ragazzi, sono io, non ero a conoscenza, quindi dobbiamo sconfiggere il mio oscuro con la lampada e trovare l'ingranaggio dell'universo. Ma non appena disse queste parole, ci fu un tremore nella dimensione di Tara. Ah, il potere della fiamma è troppo forte! E fu così che comparve dinanzi a loro la fiamma. Ed Eugenio disse, ora so tutto, preferisco rimanere un genio piuttosto che essere come te. Ma tutti i brawler comandati psicologicamente dissero insieme... Un genio? Ha 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 ha! E la fiamma concluse il discorso dicendo: Oh Eugenio, tutto questo è durato anche troppo. Prima hai ingannato i tuoi amici, ora stai facendo di meglio, perché stai ingannando te stesso. E fu così che la fiamma prese con la sua ombra Eugenio in braccio e con la forza tirò via la lunetta, portatore dei ricordi, della memoria e della bontà di Eugenio, facendolo unire e diventare tutt'uno con la fiamma. Cosa succederà nel prossimo episodio? Eugenio ormai è diventato un tutt'uno con la fiamma, quindi raga, io davvero non so cosa aspettarmi. Per scoprirlo mi raccomando ritornate sul canale oggi, mercoledì, alle ore 15 per la battaglia finale contro la fiamma. Lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale cliccando la campanellina per supportarmi e passare dal canale di Nick, link qui sotto in descrizione. E qui da Kazan è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!